Buongiorno amici di Chicchirichì, buongiorno a tutti, buongiorno Nunzio, poi mi devi spiegare, perché io sono bel, i capelli bianchi, perché c'ho già, ma veramente stai dicendo, come vedi, questo è il numero di WhatsApp, che c'è? Ah, è sopra, i capelli qua, c'ho già i capelli, anche qua forse, ah. No, non va bene, cioè, è perché tu sei un uomo di spettacolo, cioè, devi stare sempre bel tranquillo, per, lo capito? Per ta... Ah, ma Pippo Pelle va 80 anni, no, bella bella, permetti che io sia, no, se ho una quarantina d'anni più IVA. No, allora facciamo così, aspetta. No, questa cosa mi preoccupa. Aspetta. Buongiorno. No, scusami, io mi sono permesso... ho visto che tu vendi colori. Sì, sì. Senti, siccome mi ha detto questo qua che ho i capelli bianchi, c'hai una tinta più o meno di questo qua? A spray, dai, vedi un po' se... Color rame, bravo, vediamo un po'. No, perché no? Scherzi, ma veramente, io ci tengo assai. Come mi devo presentare in televisione? Più o meno, dai, ci va siamo. Bene questo? Sì. Vogliamo fare la prova a spruzzare? No. No, sì, come piace a te. Va bene, ma ok. Se perdi gli altri capelli, se ti va bene, dai, allora facciamo così. Qua si usa sempre su internet, soddisfatti o rimborsati. Io lo provo prima. Va bene, provalo, se tengono i capelli. Questo è ramato, sì. Ramato. Ok, grazie, ciao, arrivederci. Ciao. Nunzio, dopo lo spray come va, meglio adesso? Ah, vedi, mo, cioè, è più colorato, ho dato più... Ah, mo sì, mo siamo un ragazzino di 18 anni, senza bello, capi? Nunzio, che pure tu, fammi vedere, c'hai qualche pelo bianco? No. Ah, ma tu sei giovanissimo, non è che... 30, figurati. Comunque, amici di Matera, oggi nuova puntata, oggi una puntata su Matera. Allora, devo dire che... Altamura sta battendo Matera per quanto riguarda le segnalazioni. Cioè, Altamura, quante segnalazioni sta? Parecchie sono, siamo arrivati quasi a una quindicina, ventina di segnalazioni. Quindi devono avere un po' di pazienza. Eh beh, certamente. Ma Matera invece sta andando più a rile. Vabbè, comunque, diciamo che le segnalazioni a Matera, siccome io sto a Matera, me le portano verbale direttamente alla mia residenza, al mio negozio. Quindi oggi, infatti, c'è una segnalazione che non mi è arrivata, diciamo, su WhatsApp, bensì mi è arrivata, diciamo, direttamente a me. Allora, dove ci troviamo stamattina? Ci troviamo in, diciamo, nel quartiere Piazza degli Olmi, quindi quartiere relativamente nuovo, rione, giusto per capirci, siamo siamo nelle vicinanze di Piazza degli Olmi. Se tu inquadri, diciamo, sulla tua sinistra, vedi questi casermoni bianchi. E la cosa bella, sapete qual è? La cosa bella, sapete qual è? Che poi faremo una puntata. Sono dei casermoni lunghissimi, saranno sicuramente tanti. E come potete vedere adesso dalle immagini che ha fatto di insert il buon Nunzio, la copertura, no, dei terrazzi, la parte superiore, è completamente in Eternit. Eternit alias amianto. Le avete viste, però... Diciamo, a Matera tutto va bene, cioè queste erano case popolari dell'Istituto Autonomo, dell'Ater, non so, mi sa che Altamura, come si chiama? Arca, qui si chiama Ater, però praticamente che cosa è successo? Quando sono state fatte? Non c'era ancora la norma, il pericolo, però dopo... erano ancora in possesso dell'ATER, dell'Istituto di Casa Popolare, e non hanno provveduto ad eliminare l'amianto. Cosa hanno fatto i furbi poi? Una volta che hanno riscattato le case, i poveri cittadini ignari, che adesso sono tutti pensionati, anziani, allora sono partite le lettere di intimazione. Vi intimiamo di sostituire Luciano Maccherò, ma d'angelo vuole milioni, da dove sono a scepiglia? Quindi ecco come interviene, diciamo, come intervengono le istituzioni nei confronti dei cittadini, cioè vessandoli su compiti, su oneri che avrebbero dovuto fare loro. Vabbè, questo è giusto, non era questo, diciamo, il tema della puntata, era giusto che io, siccome la nostra trasmissione non c'ha un protocollo preciso, un come dire, uno, no, più che un
copione, noi andiamo a braccio, ciò che capita. Però oggi ci troviamo, come ho detto prima, in Piazza degli Olmi. Diciamo che architettonicamente Piazza degli Olmi è di un certo livello, perché è stato progettato da un famoso, da un noto architetto materano, che saluto, un mio caro amico, architetto Saito. Giusto per capirci, l'architettura dell'architetto Saito la potete anche, diciamo, vedere all'Iper, che sta sulla strada di Matera Altamura. Quindi è un'architettura di un certo livello, e quindi anche Piazza degli Olmi, per essere, diciamo, delle case, come dire, di cooperative o case popolari, c'hanno, come potete vedere dalle immagini, infatti questa è la piazza interna, tenendo conto che qua che risale intorno agli anni 80, sono comunque delle case di un certo livello architettonico. Ma non è questo il problema oggi. Il problema è che, come al solito, le amministrazioni comunali di Altamura, Matera, Bari, Sant'E, cioè hanno tutto lo stesso vizio, quando si trovano ad affrontare delle opere di ordinaria manutenzione non le fanno mai. Va a finire che poi diventano di straordinarie e i cittadini pagano le tasse molto, ma molto di più, perché in effetti i lavori, se fai l'ordinaria manutenzione ti costa, faccio un esempio, 100 euro, se fai poi lo fai diventare poi straordinario ti costa 2000 euro. È il caso, diciamo, dei marciapiedi. Allora, non so se ti ricordi, Nunzio, un annetto fa abbiamo fatto una puntata proprio i marciapiedi, proprio sui marciapiedi di Piazza degli Olmi, di questa zona qua, di questa piazza interna. Ti ricordi, Nunzio? Avevamo, diciamo, fatto notare che versavano in una situazione proprio critica, da criminali proprio, cioè gente che ogni giorno chiamava il 118, andava a fare le denunce all'assicurazione del comune, perché giustamente il comune deve rimborsare, e dopo alcune insistenze, forse dei cittadini o forse anche per la nostra puntata, hanno provveduto qualche mese fa, io volevo dire, a fare una lavata di faccia, una cosa ridicola. Dico, anche in Altamur fanno la cosiddetta lavata di faccia, e a Matera non è da meno, anche perché noi siamo capitale europea delle lavate di faccia, capitale europea della cultura. Allora, questi sono marciapiedi, sono diverse centinaia di metri di marciapiedi abbastanza ampi, perché, ripeto, questo architetto aveva, un urbanista anche, aveva pensato anche alla comodità, alla praticità, alla versatilità dei marciapiedi. Quindi ha fatto dei marciapiedi belli, molto ampi. Marciapiedi ampi contengono mattonelle, tante mattonelle, dopo tanti anni si possono usurare, si possono rovinare, e si deve provvedere alla loro sostituzione, la cosiddetta manutenzione ordinaria. Non è mai stato fatto, e quindi a distanza di 40 anni io immaginavo, beh, mo faranno l'astronatura, la pavimentazione completa, no? Vedete che cosa hanno fatto, vedi? Qui hanno fatto una lavata di faccia, infatti vedete che la differenza tra le piastrelle di 40 anni fa e quelle che hanno messo nuove, vedete? Hanno fatto questo pezzettino qua. Qui chiaramente non hanno provveduto all'abbattimento delle barriere architettoniche. Guarda, qua stanno 20 cm di scalini, quindi se un disabile volesse, no, entrare a fare compere, ci sono tantissime attività, bar, negozi di colori, ristoranti, pizzerie, fruttivendole, c'è tantissimo. Questa è molto, ma molto servita questa zona, perché è una zona molto, ma molto popolosa. Guarda, hanno fatto quest'altra lavata di faccia. Qui ci hanno messo un po' di cemento. Cioè, io volevo conoscere un po' l'assessore, il direttore dei lavori, cioè che ha fatto una cosa, una schifezza del genere. Guarda qua, qui, beh, giustamente, qua hanno messo i mattoni nuovi, qui ripartono. Poi che cosa succederà? Tra qualche anno bisognerà sostituire questi qua, e nel frattempo quelli saranno diventati già vetusti, quelli nuovi. Cioè, per spendere, diciamo, di meno si spende, noi cittadini, in mano a questi amministratori, spendiamo sempre di più. Guarda qua. Poi, siccome noi materani, i nostri amministratori ci tengono anche alla natura, al verde, vedi qua. Qui c'era un olmo, c'era Piazza degli Olmi, è più facile per loro
mettere un bello strato di cemento. Dice, no, ma può essere, ciao, ma può essere una cosa occasionale. No, la stessa cosa hanno fatto anche qua i nostri bravi amministratori. Guarda che hanno fatto. Qui c'era un altro olmo, un altro albero, aveva forse una trentina d'anni di vita. Non è che, diciamo, sostituiscono alberi nuovi, sono proprio, non lo so come definirli, tenendo conto che intorno al 2014-15 sia il Comune di Matera, in concerto con Lega Ambiente e con la Fondazione Matera 2019, nella persona del presidente Verri, disse: dobbiamo a Matera piantare entro il 2019, tutto scritto, ci sono dei comunicati stampa, entro il 2019 dobbiamo piantare a Matera 100.000 alberi. E sapete come dobbiamo chiamarlo questo slogan? Piantiamola. Chi se sono 100.000 alberi che hanno piantato? Ecco, vedi? Dimmi maestro. Buongiorno. Fai vedere i lavori che fanno qui a Matera, falli vedere, vedi là, vedi quella pozzanghera che fa. Anche perché sbaglio, tu c'hai problemi di deambulazione. Bravo. Quindi hai anche problemi nel salire e scendere questi marciapiedi. Come no. Là c'era una bella rampetta che salivano i disabili, i poveri disabili. L'hanno fatto il gradino, non possono più salire, poveretti. Ok, sì. È proprio questo che dicevo. E là l'ho fatto vedere, quando c'era l'impresa che ha fatto questo maledetto pavimento, che non l'hanno fatto nemmeno bene, perché non lo fai quel pezzettino? La guarda che là si ferma l'acqua quando piove, anche qua si fermerà l'acqua. E come fai tu a dire? Ma dai, che l'occhio ci vuole. Ah, vabbè, sì. Noi siamo venuti proprio per questo, perché abbiamo ricevuto diverse lamente. Grazie del tuo contributo. Anche lì sopra la villa bisogna andare a guardare i lavori che hanno fatto, il marciapiede che hanno fatto. Non hanno controllato quando l'hanno fatto il pavimento, perché ci sono dei dentini tra un mattone e l'altro. Quello è da controllare. Andremo a vedere, grazie, buona giornata. Ecco, cioè questa è la prova che noi non diciamo bugie, non diciamo chiacchiere. È passato un passante, si è fermato un cittadino, tra l'altro lascia anche lui problemi di deambulazione, e quindi ha dato il suo contributo oggettivo, palese. Ecco, vedete qua. Poi a un certo punto che cosa è successo? Qua, secondo l'amministrazione comunale di Matera, questa parte non andava, cioè se lo, non andava, no, sostituire con la nuova pavimentazione. Guardate un po', qui c'è proprio, peccato che la telecamera non riesce a, diciamo, dare l'evidenza, c'è esattamente una conca, ma tu vedi come sono tutti fracitati, guarda qua, e qui diciamo il livello è salito, ci sono i dentini. Guarda, poi che cosa hanno fatto? Qui barriere architettoniche zero, cioè se un disabile o chi ha problemi di deambulazione, ma pure una signora col carrozzino, deve andare al fruttivendolo, praticamente deve salire le scale. Cioè proprio dei... Ma che cosa stavo dicendo? Una cosa che avresti messo il bip. Poi che hanno fatto? Qui hanno di nuovo, no, rimesso la pavimentazione, diciamo tutto, quasi totale, perché vedi sono arrivati fino all'attività commerciale, e poi si vede probabilmente o si è finito il cemento o si è finito i mattoni, Nunzio, probabilmente cioè io lo dico a livello di battuta, guarda che schifo che hanno fatto. Non hanno nemmeno fatto la giuntura a livello tra la vecchia pavimentazione e la nuova, hanno finito, vedi Nunzio, una scettata di cemento. Hanno fatto, che poi tra l'altro con lo scalino, quindi qualcuno può inciampare. Guarda, è questa zona qua, no? La zona, diciamo, sinistra di questa piazza degli Olmi è rimasta così, guarda. Cioè questo, beh, qui c'è un altro albero e hanno messo il cemento. Guarda, Nunzio, vedi qua, guarda qua. Cioè qua, secondo loro, non andava rifatta la pavimentazione. Che poi tra l'altro qui c'è un'attività... diciamo di alimentazione senza fare nome, cioè che è molto ma molto diciamo trafficata. Guarda qua, hanno cemento qui c'è un'altra conca, vedi qua Nunzio, che no? Vedi qua, e secondo loro
questi signori, questi bravi signori del comune. Qua vedi, c'era un altro albero cementificato, perché per loro è più facile mettere il cemento che piantare un alberello. Guarda qua, guarda qua, guarda qua che succede, vedi, vedi qua, guarda qua, vedi qua, qua. Nunzio, però se sposti, si abbassa, si vede proprio che c'è una conca, vedi, c'è proprio una conca qui, guarda, vedi, se, ti, se fai una traslazione verso la tua destra, vedi, si vede proprio che c'è il livello, qua si scende e qua si sale, guarda, mattoni con 10 cm di dentino, questo è il disco. Poi dice, ma noi ci preoccupiamo delle barriere architettoniche, dei disabili, cioè io dico, un disabile come fa, no, a scendere per andare nelle altre attività? Scusa, vedi quanto è questo gradino, no? Questo era sicuramente 20 centimetri, non è finita ancora, in più questi sono i gradini trappola, perché è un disabile, guarda, pericolosissimi, perché non c'è, no, di sé non si vede, però non c'è lo spazio per poter poggiare il piede e scendere, che già c'è l'altro gradino, non c'è nemmeno un passamano, niente, guarda qua, guarda qua, vedi qua, guarda qua, vedi. Qua c'è un altro albero che hanno sapientemente cementificato, e questa è Maria, e vedi qua, qui secondo loro andava tutto bene e hanno fatto questa lavata di faccia, questa presa per i fondelli, carissimo, per i fondelli, no, hanno messo soltanto questo piccolo, questo piccolo pezzo di pavimentazione. Qua ci vorrebbe proprio uno spazio relax, secondo me, perché uno si deve riposare, giusto? Questo è il disco, vedi, 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 guarda qua, guarda qua, tutto sopraelevato, guarda qui. Ah, vedi, qua sono stati bravi, qua sono stati bravi. Qui hanno fatto la rampa, cioè, beh, ma che tu mi fai la rampa qua? Ma se io poi voglio accedere, vedi le scaline, cioè proprio a prendere in giro la gente, a prendere in giro. Tenendo conto qua che qua c'è anche un istituto, c'è un asilo e scuole elementari. Ecco, qui praticamente c'è anche un gradino, guarda qua. No, cioè, c'è quella rampa, hanno fatto la rampa lì, ma di grazia, da dove, cioè uno per salire, da dove deve andare? D'acqua. Vabbè, comunque, qui c'era un altro albero, Nunzio, messo il cemento. Concludiamo questa nuova puntata, per oggi è tutto, amici di Chicchicchi da Matera, Piazza degli Olmi, marciapiedi a schifo, è tutto, state buoni.